150 anni di storia è una ricetta che si tramanda di generazione in generazione. È la porchetta di Colle d'Ara, celebrata anche quest'anno nella Sagra, giunta alla 14ª edizione. La tradizione della porchetta a Colle d'Ara nasce almeno un secolo e mezzo fa, nel borgo di Colle Castino, a due passi dal centro di Colle d'Ara. Ed è qui che si è svolta, come avviene da qualche stagione, la 14ª edizione della Sagra della Porchetta. La manifestazione è stata organizzata, come sempre, dall'Associazione Maestri della Porchetta, che è costituita da 9 produttori, tutti di Colle d'Ara. Manuele Tiberi, il sindaco di Colle d'Ara. E Colle d'Ara punta molto sulla Sagra della Porchetta, è un appuntamento irrinunciabile. Sì, siamo giunti alla 14ª edizione della Sagra della Porchetta, che si è interrotta un paio di anni fa ed è ripartita da 3 anni a questa parte. L'evento, diciamo, più importante che si svolge nell'estate colledarese e che è anche un evento tipico che rappresenta la tipicità di Colle d'Ara. Senta, lei è un sindaco nuovo, già lavorava, che ne so, insieme agli organizzatori di questa sagra, oppure è la prima volta che è vicino a questa organizzazione? È la prima volta per l'organizzazione di questa festa. Ho sempre fatto del sociale quando ero più piccolo, però facevo delle cose un po' più piccole. Ho sempre lavorato con i figli della generazione che oggi lavora alla porchetta, quindi comunque sono stato sempre nel vivo dell'estate colledarese. Ovviamente questa è una cosa per persone un po' più grandi, quindi è una cosa molto impegnativa, una manifestazione che prevede un'organizzazione di un certo livello e che comunque è organizzata con mesi e mesi di anticipo. Sindaco, perché si svolge in questo borgo e non a Colle d'Ara? Da 4 anni si svolge in questo borgo perché la porchetta nasce a Colle Castino circa un secolo e mezzo fa, quindi si è voluto riportare alle origini il prodotto che viene spacciato per Colle d'Arese, ma effettivamente nasce a Colle Castino, che è comunque una frazioncina di Colle d'Ara. Questa tradizione è ancora viva a Colle d'Ara perché sono molti produttori di porchetta, è vero? Sì, ci sono 9 attività artigianali che producono la porchetta, attività comunque a conduzione familiare, quindi rimane ancora un'attività ristretta a quello che è l'ambito familiare e che comunque avvantaggia la qualità del prodotto. Giampaolo Mercuri è il presidente dell'Associazione Maestri della Porchetta di Colle d'Ara. La sagra sempre un successo, il successo è nella porchetta o no? Il successo sì, è nella porchetta perché noi abbiamo un prodotto abbastanza buono, diciamo uno dei migliori sulla piazza. Siamo alla 14ª edizione e tanta gente. Presidente, il segreto di questa ricetta qual è? Il segreto della nostra ricetta, noi prima di tutto prendiamo i maiali selezionati dai allevatori locali e dopo la cottura del maiale è il numero uno della ricetta. E il tempo della cottura è importante? Il tempo della cottura è importante, farlo cuocere lentamente e a fondo, perché se no diventa lessa, allora bisogna dargli quella cottura giusta. E la porchetta, quando dicono che è lessa, non è vero, non è cotta bene. Ecco, il segreto è quello di indovinare la cottura. I maiali di che razza sono? Tutti locali sono, sì. Ci abbiamo un allevatore di Arsita, di Castelcastagna, ci abbiamo tutti i allevatori, i maialetti vengono selezionati, 90 kg, un quintale, giusto per fare la porchetta. In questa frazione c'è proprio la tradizione vera di Colle d'Ara, dei maestri della porchetta? Questa frazione siamo arrivati alla 4ª generazione, dai nonni, i miei genitori, io e i miei figli. E così anche per gli altri produttori? Anche noi qua ne siamo 9 produttori, ognuno abbiamo il laboratorio personale, ognuno abbiamo la nostra ricetta più o meno è uguale, ma più o meno più salata o meno salata, e ognuno abbiamo il laboratorio sotto casa e facciamo ognuno la nostra porchetta. La nostra porchetta non la trovi, diciamo, ai supermercati, no, noi la produciamo senza operai, senza niente, è impresa familiare. Ognuno di noi e la vendiamo sul posto. La vendete a Colle d'Ara, ma andate anche in giro con i furgoni? Noi facciamo tutto da Pescara fino a Ascoli, facciamo tutta la costa, tutto il centro, da tutte le parti. Ci trovate la porchetta. Le posso chiedere, visto che c'è una bella rivalità con Campri,
Cosa differisce la porchetta di Colledara da quella camplese? Diciamo, la porchetta di Campli è quasi simile alla nostra. Diciamo, nel Terramano le due porchette si somigliano tanto, ma le altre parti che vai non è uguale alla nostra. Quindi diciamo che la porchetta teramana, quella di Colledara e quella di Campli, comunque sono tipiche rispetto alle altre delle altre regioni. Sì signore, sì, è così. Noi abbiamo un prodotto ottimo, sono sicuro che è il migliore in assoluto. Soddisfatto di come è andata la sagra? Soddisfattissimo, perché tanta gente, mi fa piacere. L'unico problema che ci abbiamo, non possiamo metterci tutti e 9 gli espositori, perché non ci abbiamo spazio. Adesso il sindaco pare che ci ha promesso che vuole realizzare una piccola piazza, speriamo che sarà, sia vera. Perché comunque la sagra si deve sempre svolgere qui. Io la vorrei sempre svolgere qui, perché qua i nostri genitori, i nostri nonni l'hanno fatto qua e noi siamo alle origini. E meglio di qua, stiamo in piena calma, credo che è la cosa migliore da fare. Cosa manca a questa sagra? Che cosa le chiedono magari gli organizzatori? Gli organizzatori vorrebbero, diciamo, implementare l'evento, quindi renderlo ancora più visibile. Noi stiamo cercando e cercheremo sicuramente di dare una mano a loro. E per il resto c'è tutto, perché c'è del buon mangiare, viene molta gente, quindi diciamo abbiamo tutto. Se possiamo aumentare la visibilità dell'evento sarebbe il top. Anche il consigliere regionale Giorgio D'Ignazio alla sagra di Colledara, evidentemente il richiamo è forte. Ma sicuramente il richiamo è forte, ma è forte soprattutto quello, l'economia che riescono a muovere queste, diciamo, queste sagre, tra virgolette, sia perché il prodotto è buono, sia perché la gente comunque ha voglia di divertirsi e probabilmente ha meno soldi per viaggiare, per andare fuori, e quindi è qui con noi questa sera, siamo contentissimi. Io sono contentissimo di essere qui con il caro l'amico sindaco, l'amico Tiberi, l'amministrazione comunale di Colledara, in questo posto bellissimo, fra altre cose si sta bene e il prodotto è buono, e io credo che insomma bisogna tutelare queste realtà sempre, perché il nostro turismo è fatto e punta molto, oltre che sulla bellezza dei luoghi, delle montagne, del mare, anche sull'enogastronomia e su dei prodotti tipici, tipo quello che è la porchetta. Fra poco avremo anche Campli, un'altra realtà molto importante, e quindi credo che insomma bisognerà puntare molto, soprattutto la nostra provincia, su questo tipo di economia che spinge e muove il turismo in tutte e quattro le stagioni. E poi bisogna raccogliere le istanze dei territori. Che cosa le hanno chiesto gli amministratori? Sicuramente sì, il territorio ha tante istanze, ha tanti problemi, i problemi che purtroppo crescono in un momento di difficoltà economica. Le amministrazioni hanno grandi difficoltà, difficoltà che vanno dal sociale alle difficoltà che vanno ai lavori pubblici. Bisogna stare vicino alle amministrazioni, vicino al territorio sempre, è la cosa più importante. Non bisogna mai abbandonare il territorio, mai abbandonare la realtà, mai abbandonare le amministrazioni comunali, che in questo momento hanno delle grandi difficoltà. Alberto Mucciarelli è il presidente della Proloco di Colledara, che aiuta gli organizzatori della sagra di Colledara, è così? Sì, diciamo che siamo noi a margine della situazione, i veri organizzatori sono loro, i porchettai. Noi diamo più una mano a livello organizzativo per quanto riguarda la parte burocratica, diciamo, tutto qui, non è che la parte fattiva la fanno loro. Allora, come la possiamo annoverare questa edizione? Sicuramente di buon successo? Ma sicuramente sì, ogni anno è sempre, bisogna sempre migliorare ovviamente. Però il pubblico risponde, la gente ci sta, per cui è sempre una manifestazione molto, molto sentita, insomma, ecco. Ci diceva il presidente dei maestri porchettai di Colledara che forse ci vorrebbe un po' più di spazio. Sì, in effetti qui, anche se qui è, diciamo, è la patria della porchetta, qui è nata la porchetta, le origini, il tutto è nato veramente pure da una mia idea, oltretutto pure di farla qui questa manifestazione, perché appunto per ritrovare le vere origini della porchetta. In effetti sì, siamo un po' costretti,
però è pure la peculiarità del prodotto, della situazione, è pure questa, insomma, ecco. Anche Mirella Marchese, il vice sindaco del comune di Teramo, a Colledara, richiamata dalla Porchetta di Colledara, da questa aria di festa. Certo, è la 14ª edizione della Sagra della Porchetta e quindi non potevo non mancare, insomma, ma non potevo mancare, anche perché sono legata anche affettivamente a questo paese dove ci sono tanti amici d'infanzia, oltre che al sindaco che è un carissimo amico, e quindi è stato un richiamo al quale non sono riuscita a sottrarmi. Possono tracciare già dei bilanci, perché siamo alla terza sera, la serata conclusiva, un po' penalizzata la prima perché c'è stato brutto tempo, ma i numeri? Sì, la prima serata purtroppo è stata un po' penalizzata dal maltempo che ha indotto le persone a non venire, però nella serata di ieri sera ci sono state penso almeno 2000 persone, quindi un buon successo di pubblico. Soddisfatti? Sì, molto.